Datemi voi un via per piacere, perché... Ok. Bene, oggi iniziamo il corso di riciclo e sono Linda di Paneamore Creatività e vi farò vedere una dimostrazione di come si possono riutilizzare le magliette. A casa sicuramente avrete delle magliette magari consumate, tagliate, magari bucate oppure sporche, e questo, magari questo progetto può aiutarvi insomma, a riciclarle. Quello che andiamo a creare oggi è un tappeto proprio con tagliando delle piccole fettucce della nostra maglietta. Useremo una base antiscivolo che si può acquistare nei negozi dei fai da te, ed è una rete di quelle morbide, quelle che si mettono sotto i tappeti. Quindi si può comprare al metro, e se volete fare un tappeto molto più grande di questo che faremo oggi 40x40, sappiate che si può fare, ecco. Oggi vi mostrerò due tecniche, una dell'intreccio, che andremo a infilare la fettuccia dentro a questo reticolato, e un'altra un pochino più complicata e un pochino più lunga, che è quella del annodare la fettuccia. Ecco, è un effetto morbidissimo, però oggi non avevamo tanto tempo a disposizione, quindi l'abbiamo tralasciata, l'abbiamo fatta solo nel perimetro del nostro tappeto, ecco. Però sappiate che l'effetto è veramente bello e secondo me poteva andare bene per uno scendiletto morbido per l'inverno. Sì, è sempre la stessa base, perché se tu guardi è solo che infili pezzettini piccoli di fettuccia e poi dopo li annodi sul davanti. Ecco, eccolo qui. Bene, allora adesso prenderemo due magliette. Per questo tappeto ne serviranno ben due. E inizieremo a tagliarle. Intanto, se voi volete mettere sul vostro ripiano la maglietta, togliete la rete, che così potete lavorare bene. Prendete la vostra maglietta e la andiamo ad appoggiare sul ripiano. Ecco, fate lo spazio che vi occorre, perché dobbiamo lavorare. Se volete mettere più al centro tutto il resto del materiale. Ecco. Bene. Ecco. Una volta appoggiata, l'andremo a piegare. La pieghiamo a metà. Con le mani la dovrete spianare bene, in modo da non avere delle parti in cui ci sono delle pieghe, diciamo. Ecco, ci siete? Fate in modo che le maniche combacino. Appena siete pronte, io inizio a dirvi dove tagliare. Perfetto. Allora, vedo che ci siamo più o meno tutti. Allora, andremo a tagliare la nostra maglietta proprio sotto alle maniche. Grazie. Perfetto, grazie. Sì? Sì? Va bene? No, va benissimo. Allora, andremo a tagliare la nostra maglietta proprio sotto le maniche. Quindi, iniziamo dal fondo e andiamo verso l'alto, togliendo via collo e maniche. In questo modo ci resterà un rettangolo. Come vedete, ho tagliato la parte delle maniche, la terremo per dopo. Ci è rimasto il nostro rettangolo e la nostra maglietta piegata. Ok? Bene. Ci siamo? Quasi. Adesso, partendo dal fondo, mi raccomando, attenzione che non ci siano delle pieghe, partiamo dal fondo e facciamo dei tagli verticali. Dovrete fermarvi, fate attenzione perché dovrete fermarvi alla cucitura, ok? Quindi non tagliate fino alla cucitura, fermatevi un centimetro prima.
come larghezza tenete conto almeno un centimetro, se volete un centimetro e mezzo. Se volete, avete il metro a disposizione, potete controllare il primo taglio che farete. Ecco qui, come vedete, ho tagliato il primo pezzo di maglietta e mi sono fermata. Qui è ancora unito, qui dove c'è la cucitura. Ok? Dobbiamo praticamente fare dei tagli fino alla fine della nostra maglietta. Quindi continuate. Prego, ecco qua. Vedete? Dovete continuare ancora a tagliare. E lo so che è un lavoro di pazienza, sì, va benissimo. Dovete portare pazienza perché ci stiamo costruendo il nostro materiale. Sì, prendi il tutorial, Lucia. Lucia, il tutorial. Sì. Ok, certo. Come primo passaggio, ripeto i primi passaggi. Allora, dobbiamo prendere la nostra maglietta, appoggiarci al nostro tavolo senza avere nulla sotto. Esatto. La dobbiamo doppiare in questo modo. Ok. E come primo taglio dobbiamo tagliare via maniche e collo, quindi faremo un taglio verticale per togliere questa parte, esatto, proprio sotto la manica. Come va il taglio della maglietta? Bene, coraggio. Non ha importanza che venga tutto dritto, perché poi la maglietta è elastica e una volta che andate a lavorarla si tira e quindi non si vede neanche. Ah, sì, certo. Dal fondo dobbiamo andare a fare dei tagli verticali, quindi la cucitura la teniamo qui sopra, no, al contrario, il contrario, ecco, la tenga sopra la questa parte, sì, dovrebbe esserci la cucitura, sì, questa maglietta non ce l'ha. Sì, ok, bene. E dal fondo deve fare dei tagli verticali e fermarsi proprio qui a un centimetro o due, insomma, ecco. Sì, fatto bene, sì. Se volete sedervi magari per lavorare, se andate meglio. Thank you.
Sì. Non preoccuparti, verrà lo stesso. E questa maglietta non mi sembra che abbia le cuciture. E quindi è fantastica. Si può fare anche un'altra tecnica. Continua, continua. Sì. Sì, staccale. Io ho fatto questa tecnica perché ci sono diverse magliette che hanno la cucitura laterale, quindi bisogna toglierla perché non è bella da vedersi nell'intreccio del tappeto. No, noi faremo questo oggi. Questa è praticamente la tecnica dei nodi, che sarebbe quella che andremo a fare su tutti i lati, però si può realizzare un bel tappeto morbido. Stesso materiale. Sì, esatto, sì. È una griglia antiscivolo, certo. È una griglia antiscivolo che si usa da mettere sotto i tappeti. Sì, esatto. Un po' di pazienza, ci si può aiutare magari in alcuni punti con l'uncinetto, in modo da estrarre la fettuzza, però. Questo invece andremo a passare la nostra fettuccia tra il reticolato, sopra, sotto, e sbuca dall'inizio e alla fine, andremo ad annodarla e poi la finiremo con queste piccole franze che sarebbe la tecnica dei nodi. Quindi sono due tecniche per fare un tappeto in casa. La tiriamo e così. È un po' più strettina, si passava meglio, ma siccome è maglietta, la tiri e si lavora bene, insomma. Ecco, se avete finito di tagliare, l'ultima parte in cui c'è la cucitura, noi non la useremo. Questo sarà un materiale di scarto, lo butteremo perché è difficile farla passare nel nostro reticolato. Se volete usarla per qualche altro progetto, ecco, libera di usarla. L'ultima che c'è il pezzettino della. Sì, esatto, dove c'è la cucitura. Le cuciture non vanno bene nel passaggio. La collana, dicevi? Sì, ecco, ma non sarebbe neanche male, insomma. Sì, esatto. Oppure se vuoi lavorarla ad esempio con l'uncinetto, col numero 10 è possibile comunque intrecciarla e usarla come se fosse un filato grosso. Il numero 10, penso che si lavori bene, insomma. Ecco. In teoria quando avete finito dovreste trovare con la maglietta. In questo modo. Sembra una gonnellina, vero? Ecco, sì, una gonnellina. È venuta benissimo la sua, ma una buona manualità, sì. Sì. Se vuoi magari iniziare a tagliare anche magari l'altra, visto che sei avanti visto che sei più avanti delle altre, magari. Io devo aspettare gli altri che abbiamo finito più o meno per passare più avanti. Va benissimo. Esatto, hai fatto la gonnellina anche tu. Adesso praticamente il passaggio successivo sarà quello di fare un taglio orizzontale per dividere tutte queste nostre striscioline. Sì, il taglio esatto, ma il taglio orizzontale era pensato per una maglietta con le cuciture laterali, quindi
se voi vedete le normali magliette, di solito hanno la cucitura a sinistra e a destra. Queste sono tubulari, sì, sono state fortunate questa volta, abbiamo trovato delle magliette, però ecco, sappiate che per quelle con la cucitura è meglio fare un bel taglio e togliere la cucitura, perché non si intreccia bene nel nostro reticolato. Sì, tu vai a tagliare via la cucitura e poi le tue strisce sono tutte... Sì. Ok. Cosa dite? Possiamo fare la... Intanto facciamo questo passaggio. Vedo che più o meno avete finito. Facciamo il taglio, allora, quello orizzontale, in modo da dividere tutte le striscioline che avete fatto. Praticamente col taglio orizzontale poi si separano. Praticamente vai a tagliare qui sopra e si separano da sole. Non so se vedi. Sì. No, le devi separare. Sì, sì. Ok. Ecco qua. Se avete dei punti ancora uniti, li separate con la forbice, in modo da avere la vostra pettuccia pronta. Io, se volete, vi do una mano, ditemi voi. No, no, praticamente lo devi fare non separando così, ma facendo un taglio tutto orizzontale, partendo da destra fino a sinistra. Vabbè, insomma. Sì, per questa maglietta sì. Va bene. Sì, sì, esatto, abbiamo il nostro materiale per iniziare. E cosa dite? Possiamo intanto passare alla rete, così vi mostro come intrecciarla. Sì, 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 certo. Sì, è una rete antiscivolo che si usa per... si compra nei negozi dei fai da te adesso. Esatto, sì, e si compra anche al metro. Oppure si trova già in pacchetti adatti per i tappeti, quindi c'è la misura tappeto. Sì. Ok, adesso prendete una fettuccia. Avete la vostra spilla? Avete tutti una spilla? Ok. Allora, infilate la spilla in un'estremità. Potete in alternativa usare un ago da lana, adatto per la fettuccia, quindi deve avere una cruna abbastanza larga in cui infilare la fettuccia. Sì. Sì, sì, lascialo. Voi diviso a metà. Ok, ci vuole la forbice, non posso tirare. Vai. Ok. Adesso, partendo dal basso, saltate almeno due quadretti, sia a sinistra che sotto. Partite un po' più alto. Sì, infilate il vostro... Infilate dentro un buchino. Ok. In questo modo lo infilate. Fate uscire dal buchino successivo e tirate, ok? Come cucire, esatto. Sì, 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 esatto. Arrivati alla fine, lasciate un piccolo margine
e lo hanno date, in modo da fermare la fettuccia, non uscirà mai più. Sì, lasciamo un po' di margine per poter fare, sì, per fare dopo le nostre frangette al tappeto con la tecnica del nodo. Esatto, sì, e stai usando la spilla. Ok. Se avete fatto il vostro nodino, adesso continueremo a intrecciare la nostra fettuccia dentro e fuori, fino alla fine della riga praticamente. Dovete continuare in questo modo. Sopra, sotto, sopra, sotto. Sì, esatto. Sì. No, va bene. Beh, puoi farlo adesso il nodo. Sì, dopo lo fermi, insomma, in modo da... Sì. Direi che per questa maglietta puoi andare dritta. Non c'è cucitura. Sì, esatto, sì. 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 Adesso taglia a metà. Sì, solo a metà. Ecco. Perfetto. E adesso... Sì. È lunga, sarebbe da dimezzare. Sì, certo. No, perché questa è una maglietta senza cuciture laterali. Sì. Più grosso ancora, dici? Perché tirando la maglietta poi ti diventa sottile. Dipende da quanto... scusami, ti è arrivato. Sì, dipende da quanto è elastica la maglietta. Effettivamente con la maglietta bianca non si vede molto il tuo intreccio. Se usassi un colore differente magari loro non... si vedrebbe un po' di più il contrasto, allora, perché sì, no, potete usarne anche più di uno, chiaramente ognuno può fare, sì, giallo, se vuoi usare anche la mia che ho già tagliato, se volete usare magari un colore che ha qualcun altro, fare qualche riga colorata, potete anche scambiarvela, insomma, la fettuccia, chiaramente. Dovete solo saltare queste due righe sotto e quelle in parte, però dovete farle tutti poi. Quelli che stanno dentro sì, perché viene pieno praticamente il lavoro in questo modo. Sì, andiamo... Come vedete non è difficile, più che altro bisogna avere un po' di pazienza e in realtà si può far tutto, ecco. Ecco, arrivati alla fine della vostra riga lasciate comunque un quadratino 2 libero, perché dobbiamo fare le frangette anche sopra, quindi poi annodate la vostra striscia e tagliate la parte eccedente. Ecco, io non ho lasciato un pezzettino sopra e un pezzettino sotto, poi dopo andrà a confondersi con le frangette. Ecco, questo passaggio lo dovrete ripetere per tutte le altre pezze di fettuccia.
10 centimetri almeno, 10-15. Vediamo un po' quel metro. Molto bello, sì. Direi tra i 10 e i 15, dipende un po' da quanto è elastica la fettuccia. Sì, si taglia pure. Quando lei è annodata adesso, prima annodala e poi tagli. Ecco, quello che ho usato io per fare il tappeto in grigio è una fettuccia un po' resistente, non è quella delle magliette. Potrete usare anche degli scampoli di stoffa. Sì. Se tagliate molto fine il jeans, potete usare anche il jeans. Però deve essere stretto. Ad esempio questo che ho tagliato io non va bene. E 15 centimetri, tra i 10 e i 15 centimetri per fare nodo, sì. Sì, sì. No, beh, dipende un po' dal tessuto. Se è un tessuto liscio, chiaramente è meglio farne due. Però se è una maglietta, dovrebbe già resistere con uno. Taglia pure, fai nodino e poi tagli. Sì, perfetto. Dovete entrare nel passaggio precedente che avete fatto. Esatto, e si annoda. Perfetto. Sì. Ma è già sufficiente, non dovrebbe uscire. Allora, non so. Non dovrebbe uscire comunque. Una volta che è dentro, nel nostro reticolato, è difficile che esca. Devi praticamente mettere la spilla nella successiva fettuccia e poi dopo a fianco praticamente non saltare neanche una riga e prima entri dentro. Beh sì, vai bene a fare il nodo così. Sì, è sufficiente, secondo me sì. Nodino piccolo, magari lasci poco margine in modo da non rimanere senza. Ecco, se avete poca pazienza, poco tempo, potete anche tagliare la vostra reticolato con una forma differente e più piccola. Io questo l'ho messo a cuore. Ho fatto un cuoricino con reticolato. Come, prego? Quei nodi. È una decorazione, sì, esatto. Sì, prego. Vuoi che te lo appoggi qui? E potresti metterci un supporto dietro di cartoncino di quello spesso, oppure magari anche del compensato, cioè tu lo tagli sagomato e potrebbe essere una decorazione tipo un quadretto per la casa. Se invece vuoi usare un pezzo più grande, potresti farti il tuo tappeto a forma di cuore o a forma di cerchio. Io li vedo tanti adesso che ne vendono anche nei negozi. Ecco, guarda, sì, e allora sì. Sì, lo tagli inizialmente, sì. E poi dopo inizi a annodare i pezzettini. Chiaramente è più lungo come lavoro questo rispetto a quello che stiamo facendo noi. Però ha un buon risultato, poi sì. Sì, potrebbe essere un'idea quella di fare un quadro, sì, vero, tridimensionale, da toccare, sì. Sì, con vari colori che quindi componga comunque un disegno, sì, bellissima idea. Fatto, allora aspetto le foto. Sì, bene.
io sono solo sul web, non ho spazi dove mostrare le creazioni, magari no. Come va? Siete già la seconda? Ah, ma vedo che siamo già la terza di qua. Brava! Sì. Sì. No, non si lavora male. Abbastanza buona. Ecco una cosa a cui dovete fare un po' attenzione, che potrebbe un po' arricciarsi lavorandola, perché se tirate tanto la fettuccia fa un effetto un po' arricciato, ma non succede nulla. Anche io l'ho arricciata un attimo, ma vedo che comunque poi non si vede non, più di tanto. Ecco. Come va? Va bene? Sì. Ecco qua. Mi vengono tante idee. Bene, allora vuol dire che bene, sono contenta. Facendo, vedete, magari vedendo anche cose nuove, poi sì, vengono le idee per fare altro. Esatto, la sera, quando non sapete cosa fare, sì. La mente si rilassa, le mani lavorano. Sì, esatto, non è. Se volete vi spiego la tecnica dei nodi, in modo che così. Sì, visto che avete già fatto un paio di righe, quasi quasi facciamo un po' di frangetta intanto, visto che abbiamo già una piccola base. Sì, esatto. Guardate, non so se avete tutti quanti il metro a disposizione. Prendete la vostra fettuccia e più o meno, ecco, calcolate 10-15 centimetri per fare le frangette al tappeto, la tecnica dei nodi praticamente. Io ho calcolato 20, poi se è eccedente chiaramente lo andiamo a tagliare, insomma. Dipende un po' dal tessuto. Ok. Io qui non ho usato spille o aghi, quindi sono andata con la mano proprio a infilarlo. Allora infilatelo nel primo quadratino che avete nell'angolo praticamente. Sì, iniziamo dal primo, insomma. E 15 o 20 centimetri, non di più, sai, perché poi lo tiri e fai il nodo. E niente, annodatelo. Sì. Uno o due nodi, come preferite. Vedete un po' voi la resistenza della fettuccia.
Sì, lo dividete praticamente a metà e annodate. Ecco. E vengono già fuori due frangette. Senso tutte, ma no, va benissimo, poi tagli alla fine quando vedete che è troppo lungo o comunque le sono più corte alcune, ho fatto un taglio e via, sistemate. Ecco, adesso dovreste continuare per tutta la riga, per tutto il perimetro, anzi per una o due righe che avete lasciato di spazio. Potete alternare colori diversi, come ho fatto io, ho fatto rosa, giallo, bianco, un verde di qua, insomma, in modo da dare un po' più di colore, oppure è tutto uguale. Ecco. E dovete dopo riempirla con un altro nodo. Esatto, due file di nodi. Ecco, per questo lavoro qui potete usare la parte delle maniche che abbiamo tolto. All'inizio. E se utilizziamo tutto, esatto, escludete le cuciture e tenete sempre conto 10 cm, 15, insomma, quindi qui ne avete di materiale per fare il vostro perimetro. Non buttiamo via neanche la parte, esatto, per le parti lunghe è meglio usarle qui sopra, sul reticolato, perché la parte lunga ricopre tutto il reticolato, mentre quella corta dovete solo tagliarla, va bene la manica. No, esatto, tutto nodi. Se volete fare un tappeto morbido sono solo tutti nodi. Sì. Devo dirlo, quanto ci vuole? Un paio di giorni, dai. Sì. Non ho fatto, se devo dirvi la verità, non ho ricoperto tutti i buchini del reticolato. A un certo punto ho fatto uno sì, uno no, uno sì, uno no, anche perché la mia fettuccia era grossa, per cui già faceva spessore. Poi una volta che lo lavorerete non si vede, esatto, proprio perché comunque è già pieno così, insomma. Ecco qua. Sì, vede se fa proprio massa, esatto, rimane un po' floscio così, sì, esatto, si ripiega su se stesso. Vuole provare con un po' di fettuzza, se ha la spilla, ha la spilla a disposizione. Ok, allora può iniziare a intrecciare. Vuole che le ripeto i passaggi, magari? Sì, c'è solo da andare dentro e fuori, fermare la propria striscia all'inizio e alla fine con un nodino, quindi niente di difficile. Abbiamo saltato le prime due righe per poter fare le frangette poi alla fine. Penso che lo finirete a casa, perché sì, se siete veloci sì, forse ce la facciamo, ma non so se avete pazienza. Quando volete. Sì, prego, la lancio, ecco. Sì, prego. Perfetto, sì. Sono lunghette, per cui vai a tagliarle dopo la fine, magari. Come vuoi tu, come ti piace a te? Vedi un po'. Certo, e anche la maglietta. Magari ve ne prendete due, insomma, una l'avete tagliata qui, una la taglierete a casa, magari. Ecco. Sì. Ma forse ce ne sono delle altre. Adesso chiedo a Lucia. Lucia, abbiamo altre magliette blu? Nello zaino? Queste? Ok, perfetto, adesso tiro fuori tutte così vedete i colori che abbiamo,
qui per lavorare. Abbiamo un'altra blu. Ecco qua. Questo è un blu diverso, però. Abbiamo un azzurro. Ecco, io intanto vi taglio un'altra maglietta. Vi taglio una verde, volete? Da provare quella verde. Il jeans, se volete usarlo, però deve essere molto fine, perché poi ha la cucitura. E quando si ha la cucitura un pochino è difficile farla passare nei buchini. Esatto, se avete magari uno scampolo di jeans, un qualcosa di più ampio di un pantalone, perché il pantalone è proprio... Ecco, forse il pantalone è meglio lavorarlo con uncinetto un po'. Molto brava, ha fatto diverse strisce. Sì, prego. Se hai abbastanza fettuccia lunga, sì. Adesso non so quanto, perché dopo devi fare dei nodini per fermarla. Sì, 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 potrebbe essere un'idea, certo. Sì, dimmi. Certo che puoi portarlo a casa, puoi finirlo quando vuoi, guarda. Insieme anche alle magliette. No, ma ve ne prendete anche un'altra, magari se volete finire. Non so se avete già iniziato con la Bordeaux. Ah, ok. Magari è più difficile da trovare, quindi come colore. Il tutorial, c'è anche il tutorial dentro? Okay. Perfetto, eccolo qua. Sì, va bene. Sotto, dentro. Ciao, grazie per aver partecipato. Prego, prego. Certo. Eccolo qua. Sì, le forbici, quelle sì. Sì, puoi portarlo, sì. Okay. Se volete rimanere, io sono qui ancora. Va bene. Va bene, magari...
penso che troverete il video online se avete ancora bisogno di qualche istruzione. Comunque Lucia vi darà il tutorial, che così se vi dimenticate qualche passaggio. Sì, certo, sì, se volete, sì, sempre disponibile. Sì, Lucia sta preparando la borsina per tutte. Io ho un sito di creatività dove pubblico dei contenuti, per cui non ho proprio un materiale a cui sono affezionata, una tecnica, e trovi un po' di tutto, dal riciclo a idee un pochino più, non so, uncinetto, maglia, oppure lavori con la carta, questo. Sì, 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 mi piace moltissimo lavorare con la carta. Sì, a me piace molto invece fare tipo scatole, realizzare con la cartoncina un po' la decorazione della, comunque, del regalo, il pacchetto. Andate? Va bene. No, penso, no, di solito mi trovate nel web, io ho un sito Panamore Creatività, quindi se mi cercate sicuramente ci possiamo sentire ancora. Grazie a te, grazie per essere venute. Bene, se vi darò la borsina poi l'iPhone. Grazie ragazze, buon proseguimento della festa. Ciao. Sì, che non lo so. Dici? Secondo me la creatività va sviluppata giorno per giorno. Sì, ne vuoi? No, ci sono. C'è una... questa. Prego. Ciao, ciao. No, secondo me almeno penso che tutto vada un po' allenato, anche le idee, insomma, se uno è... Sì, esatto, se ci pensi, hai un bisogno di pensarci continuo, allora anche ti, in qualche modo ti viene meglio, insomma, progettare. Anche la manualità, secondo me, va allenata giorno per giorno, perché non è possibile già padroneggiare una tecnica il giorno stesso in cui prendi in mano materiale e tutto quanto, insomma. Bravi si diventa, secondo me, ecco, questa è la mia filosofia. Nessuno nasce già creativo, però lo sviluppi pian pianino e ci diventi, insomma, ci diventi. Sì, sì, esatto. È vero. Sì, sì, sì. Sì. E questa è proprio da muovere le mani. Sì, va bene. Sì. Oddio. Sì, certo. Ah, ok. Sì, 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 sì. No. Penso che anche i bambini devono in qualche modo imparare un po', usare un po' di più. Sì, sì, sì.
provare, signore, scusi, non è che ha chiesto, vuole un po' di materiale, magari ne ho già tagliato un po', se vuole. Poi le daremo anche il tutorial. Meglio il cotone, perché è un po' più elastico e per la lavorazione si va meglio, insomma. Si arriccia, sì, perché tira troppo. Sì, sì, bisogna essere... tenere, magari tenere fermo la gomma e poi infilare con l'altra mano la fettuccia. Sì, sì. Un paio di magliette. Sì. E non sembra, però va via molto materiale per fare questo tappeto. Molto di più per quello coi nodi. Quindi se ne avete tante di magliette che sono da buttare proprio, che non potete darle alla Caritas, perché insomma... esatto, anch'io regalo moltissimo. Però delle volte succede che ci sono delle macchie che sono indelebili e quelle non si possono neanche regalare. E le... Ma dipende anche quelle degli uomini, se fanno qualche lavoro in giardino, non so, magari si macchia. Ecco, se non le riutilizzate più. Ma anche, stavo dicendo anche prima, può andare bene uno scampolo di stoffa, se ce l'avete in licra, che è morbida, insomma. La lana? Sì. Quando la tagli forse fa molto sporco, però... Sì, sì, con l'uncinetto però, sì, sì. Bisogna intanto filare la... Vengo di qua, il mostro. Ha già fatto un pezzo, sì, va benissimo. Si deve fare un nodino. Io di solito sollevo l'ultimo passaggio. Glielo passo dentro e già mi viene un piccolo nodo, oppure non so, può farne uno doppio se... Ecco. Noi abbiamo lasciato un margine per poter fare le frangette, quindi se vuole può iniziare da una riga successiva e fare poi le frangette. Sì, se vuole fare le frange sì, altrimenti si può anche fare solo con l'intreccio. Dipende dal gusto, insomma, ognuno decide un po' per sé. Certo. Facciamo? Sì, sì, sì. Sono qui a disposizione vostra. Sì. Sì, ho usato due magliette, cioè il primo, quello in mezzo grigio è uno scampolo, quella sotto è la maglietta, è una magliettina che era verde, sì, sono anche due tessuti differenti, uno un po' più liscio, un po' più ruvido, oppure si può fare anche in centro un colore differente. Quello è fatto tutto con la tecnica dei nodi, che sarebbe le nostre frangette. Adesso glielo mostro. Allora, vengo qui. Allora si prende la fettuccia. Noi abbiamo usato la parte che abbiamo scartato, che è quella delle maniche. Questa invece è la parte centrale della maglietta. E, si calcola più o meno 10 o 15 centimetri, insomma. Vediamo qui. Facciamo 15 perché è molto elastica. Ecco qua. Questo pezzettino io l'ho infilato con le mani dentro al primo forellino e poi faccio il nodo, semplicemente così. Uno o due. Esatto, tutto. Sì.
viene come quello là, il suo mostro. Sì. Eccolo qua. Quello è più bello, ma ci vuole tanto tempo, perché richiede tanta pazienza. Sì. Beh, oggi avete imparato due tecniche, insomma, potete usarle come volete, quindi insomma, a casa quella rete lì è abbastanza comune da trovare, non è difficile. Anche i negozi cinesi, ecco, quindi ecco, non dovrebbe. Sì, un antiscivolo da usare come base. Sì. Sì. Esatto. Sì, sì. Signora, se vuol vedere anche questo, abbiamo tagliato forma di cuore per fare una forma diversa, però ecco, è sempre lo stesso reticolato di gomma. Sì. Alla sera, dopo aver fatto tutto. Benissimo, sono contenta allora, dai. Bene, una grande soddisfazione sapere che in qualche modo ho dato un'idea per partire. Sì, benissimo, benissimo. Certo, certo. Sì, 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 e Lucia ha anche la borsina. No, non sono ancora qua. Se vuoi portarti a casa questo non è tantissimo, però bene, grazie a lei, bene, buona giornata, buon proseguimento. Certo, sicuramente. Dici? Beh, casomai puoi fare anche più colori, insomma. Sì, esatto. Cioè, potresti anche farci. No, assolutamente. Sì. Se riesci a infilare la fettuccia, se è abbastanza sottile, chiaramente la puoi far passare. Sì, è un lavoro in più, però. Ma diventa bello resistente se tu fai anche l'incrocio in quel tipo lì. Sì. Diventa un po' più rigido. Esatto, esatto, sì, sì. Sì. Fai conto che era una maglietta, per cui io ho fatto questo alternando il bianco. Uguale. Sì, tu vuoi farlo mettere da un lato o dall'altro, è sempre lo stesso poi. Oppure, se vuoi, anche vendono della fettuccia già pronta. Sì. Se hai una fettuccia già pronta, puoi magari usarla per fare una riga un po' particolare, magari qualche frangetta più colorata, ecco, dargli un pochino più di movimento. Se hai solo magliette bianche, ad esempio, può essere utile fare un'età ogni tanto colorata. Ah, va bene, volentieri. Io le pubblico dopo, però.
Sì, ogni buco, sì, non bisogna passare. Beh, questo qui, in realtà verso il centro cominciano a essercene così tanti che qualche buchetto si può anche saltare. Sì, sì. Quella è una fettuccia più spessa e difficile anche da lavorare, perché è grossina. La maglietta è un pochino più morbida, quindi si va meglio. Sì. Sì che si possono usare. Viene una, tipo i gomitolini come questi, no? Sì, sì, certo. È lo stesso materiale. Però fate attenzione che siano elastiche, perché ne vendono di rigide. È un po' più difficile. La rigida non si arriccia, rimane sempre dello stesso spessore. Se è larga si va male, puoi infilarla. Quindi se è un pochino più morbida, entra meglio. Sì. Beh, sì, la fanno proprio con gli scampoli, poi quando quella che si trova. Sì, anche alle fiere. Una volta la vendevano solo sul web, ma in realtà adesso la si trova un po' ovunque. Sì. Sì. Certo. Ecco lì, in questo caso, se potete scegliere il colore, è anche più bello poi alla fine. Niente tenta unita. Ah, ho capito. Sì. Beh, se vuol farne due è sicura che non si sfili. No, no. I bambini dovrebbero avere della fettuccia già pronta. E magari non usare la spilla, ma magari un ago di questi di plastica. Non fa male questo. L'uncinetto sì, ai bambini se si comunque si aiutano. Ah sì, sì, è vero che hanno anche loro l'uncinetto. È vero, sì, sì, sì. Ben venga questi nuovi giochi, perché così imparano anche a usare gli strumenti un po' più da grandi. Anch'io a casa ho un paio di figli e insegno a usare il tricotin, le catrinette, insomma, quelle cose lì per. La catrinetta si chiama, non so com'è, fa dei tubolari di lana o di cotone, non so se li hai mai visti. Sono perfetti da usare per fare quelle applicazioni lì di maglia che hai qua. Sì, sì, sì. Proprio con il tubolare molto fine si può lavorare e poi puoi dare anche una scritta, puoi fare una volta cucita. Idea, certo, sì. Ma per lavorare cosa sia meglio? Ma in realtà penso che forse sarebbe meglio fare prima le righe. Ah, quello lì. È meglio partire dai lati e poi procedere verso il centro. Esatto. E va avanti, sì. E poi dopo man mano si va verso il centro e lo si lavora gli spazi che rimangono liberi. Sì, io ho fatto così. Per fare i nodi
Per i nodi sì, io sono partita dal perimetro e poi ho continuato, perché poi succede che la fettuccia si ripiega tutta su se stessa, insomma, quindi non riesci più a vedere i buchini e niente. Sì, sono perfetti. Dico, se continuassi a farne ancora tanti diventerebbe più o meno fitto come quello, però sì, è chiaro che se fai solo due file sono più separati, ecco. Esatto, i tagli corti in modo che diventino... Sì, più o meno 10-15. Adesso... non sono stata lì a misurare, prendevo il campione ogni volta e andavo perché sì. Poi dopo alla fine penso di aver tagliato un pochino, perché c'erano alcuni punti che erano più alti, più bassi. Esatto, sì, non ho seguito una linea, era per riempirlo, sì dai, era meglio dall'altra parte, però vabbè, sì, si vede l'intreccio, è carino. Sì, esatto, sì, magari rettangolare invece quadrato. Trenta gradi. Magari è a 30 gradi perché comunque è plastica sotto reticolato. Tanto perché non. Penso che sì, per via del reticolato sia meglio 30, insomma. Non so quanto possa sopportare le alte temperature. Certo.
sì, per quello che ci ho messo due giorni di lavoro quello là. Però ne vale la pena se tu lo lavori. Per il mouse, e poi come fai a lavorare? È che non scivola da un po'. Deve essere qualcosa di piccolo, perché comunque deve essere, sì. Adesso penso che se lo tagli molto fine poi si arriccia un po' tutto, diventa come un ricetto il reticolato, perché quando vai a lavorarlo fa questo effetto un po', e quindi viene fuori, magari se lo tagli un pezzettino viene un ricettino. Sì. Sì, oppure lavorare nodi orizzontali, nodi verticali, uno di qua, uno di là, e sì, per pulire questo. Ah, ok, sì, esatto, allora possiamo usarlo come spugnette. Sì, non so se avrà voglia di pulire dopo averlo fatto tutto, perché è un lavorone. Se vi portate a casa un altro pezzo di retina, magari provate. Sono quadrati, mi dispiace, però magari. Sì, sì. Prendiamo altri due, dai. Sì, sì. Quella non è elastica. Come si comporti col nodo, perché potrebbe scivolare. Beh, se tessendola forse rimane più non tagliarla sottile, cioè poco larga, perché non si restringe tirando. Grazie, grazie per essere passata, mi ha fatto un grande piacere. È bello ogni tanto lavorare in compagnia, perché di solito con il web sono sempre da sola, per cui sì, ogni tanto, ecco, vedere che qualcun altro ha la stessa passione è bello. C'è questa.
Le camicie vanno bene. Le camicie si prestano bene a fare il copricuscino. I nodi? Beh, se no da davanti, sì. Ok. Qua ho perso un po'. Abbiamo adesso no un nero, no. No, abbiamo altri verdi. Sì. Te lo lascio anche a te. Esatto. Lascio il biglietto. Ecco. Grazie anche lei. Sì. Allora, io vi ringrazio, oggi abbiamo fatto il nostro tappeto, spero che questa idea vi sia piaciuta, che magari possa esservi utile per altre creazioni, magari chissà, la fantasia va e farete altre cose, insomma. Grazie e buona giornata e buon proseguimento della festa della rete. Ciao!